Pasta al forno, procedimento praticamente lo stesso della lasagna. Allora, polpette che qua ho sminuzzato e ho messo qua sotto, fior di latte che ho tagliato a pezzettini, nonché la pasta che ho cotto e ho già tolto bella al dente, mi raccomando, quasi mezza cruda. Ci ho messo la ricotta, ce l'ho messo già qua dentro, giro, aggiungo la salsa e incomincio a mescolare. Bene, ho messo nella teglia le penne rigate con la ricotta, sotto c'è già le polpette, adesso dobbiamo mettere qua sopra il fior di latte. Il fior di latte è stato aggiunto, adesso verso parmigiano reggiano, lo metto sopra qua, non lo metto sulla salsa perché sennò viene la crosticina e non mi piace. Ecco qua, adesso dobbiamo mettere la salsa. Incominciamo a mettere la salsa, chiudo, se no non posso fare bene. Bene, la nostra pasta a forno è completata. Adesso non resta altro che metterla nel forno a 180 gradi. Il forno deve essere già ben caldo. Dopo una mezz'ora si può già mangiare. Bella calda, fumante e con il fior di latte filante che fa anche rima. Molto bene, anche la nostra pasta a forno è stata fatta. Io vi saluto e dico alla prossima. Bye bye!